anche di condividere la webcam, ho paura di fare danno. Faccio un tentativo intanto che siamo in una fase tecnica. Eccola qua, mi viene in supporto Francesco, immagino. Ecco qua. Quindi mi Dal momento vedete, in cui hai vedete lo attivato la webcam, schermo adesso? dal momento in cui hai attivato la webcam, la tua Sì? voce ha iniziato a saltellare leggermente, per cui vediamo come va. Se dovesse dare problemi di banda, ti avviso che nel caso disattiviamo e evitiamo rischi. Perfetto, sono perfettamente d'accordo. Inizio appunto solo presentandomi di persona, così almeno abbiamo un rapporto non così freddo rispetto a questi 45 minuti che passiamo insieme, più 5 domande che mi farà piacere appunto rispondere. Intanto grazie Michele, grazie a tutti i ragazzi di Rinascita Digitale, perché questa è veramente un'opportunità fantastica in un momento di difficoltà di mettere a fattor comune quelle che sono competenze, conoscenze ed esperienze, e penso che sia davvero una grande occasione in questo momento difficile, per cui grazie, grazie. Grazie, spero che venga ribadito ad ogni webinar perché penso che sia un'attività veramente preziosa e meritoria. Però, visto che il tempo comunque è tiranno, io comincio. Sono Fabio Salvi, sono in questo momento Head of HR di Flixbus Italia. Quindi Flixbus è quell'allegra compagnia di trasporto su gomma che opera principalmente in Italia tramite degli autobus. Per cui come operatore di mobilità, in un momento in cui la mobilità è proibita per legge, potete capire il tipo di impatto che ha questa situazione sulla nostra azienda. Per cui questo mi titola in questo momento a parlare con proprietà di risorse umane, di azienda e di crisi, che è un po' l'argomento che appunto vogliamo affrontare oggi. Però io adesso potrei tranquillamente spegnere il mio faccione, così non ci sono altre distrazioni, e passo direttamente alle slide. E poi lo ritroviamo magari appunto al mio simpatico faccione in una seconda fase in cui poi rispondiamo ad eventuali domande. Per cui, come in ogni relazione che si rispetti, anche la nostra relazione di 45 minuti virtuali, condividiamo quelle che sono le aspettative. Oggi, insieme, di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare di risorse umane, okay? Quindi della funzione che rappresento, di quella che questa funzione sta rappresentando in questo momento storico e della funzione di dialogo che ha questo dipartimento tra due istanze che dovrebbero essere per logica connesse, ma che però, come dire, vedremo magari nel corso della nostra riflessione insieme, non sempre viaggiano nella stessa direzione, ovvero le persone e l'azienda. Per cui, parlando di risorse umane, è veramente impossibile non parlare di tutto questo, mondo, del mondo aziendale, ma soprattutto delle persone che lo compongono. Quindi, noi siamo abituati a parlare in termini di employer branding e dire l'azienda è fatta di persone, sì, bene, questo molto spesso diventa uno slogan e in questo momento invece è necessario che le persone diventino appunto protagoniste dell'azienda. È necessario perché nella triangolazione di questo rapporto tra le risorse umane, l'azienda e le persone appunto, è intervenuto un convitato di pietra in questo momento che è il famoso cigno nero, il Covid di cui stiamo parlando. Questo fattore, che era assolutamente imprevedibile, appunto in questi giorni è in qualche modo raccontato poi dalla stampa con questa metafora del cigno nero, sul quale voglio soffermarmi qualche minuto per approfondire poi questo aspetto di riflessione che poi ci aiuterà nel seguito a sviluppare quelle che sono le nostre ipotesi. Per cui il cigno nero di fatto oggi è diffuso, è letto, è interpretato dalla stragrande maggioranza dei media come una sorta di sfiga, per cui il Covid, il cigno nero, oh wow, chi se lo aspettava, una sfiga che è capitata, ci è piovuta addosso e così è. Ma in verità poi il cigno nero ha un altro significato e un altro valore che conviene appunto scevrare fino in fondo per poterne capire anche quella che è la parte di valore e di opportunità. Cigno Nero, in questo contesto nasce da una riflessione di un filosofo dell'incertezza, e già il titolo in questo caso è molto significativo dell'impatto della sua riflessione, che è Taleb, intorno alla metà degli anni 2000, in questo famoso saggio, che oggi viene appunto riportato molto spesso impropriamente riportandone solo il titolo. Tendenzialmente però la riflessione sul Cigno Nero parte da
tempo ancora più remoto, come evento straordinario, evento assolutamente inaspettato. Ne parlava già Giovenale, come poeta appunto latino, ed è arrivata poi nella filosofia del XV secolo, in cui si discuteva nel momento appunto di argomentare circa l'efficacia del ragionamento induttivo e deduttivo. C'è una famosa frase che diceva: tutti i cigni sono bianchi. E questa frase era, diciamo, limitata a quella che era l'esperienza dei filosofi europei di quel periodo, per cui tutti i cigni sono bianchi era il classico tipo di affermazione che, secondo il ragionamento deduttivo, era vera. Poi si è scoperto che in Australia c'è una variante di cigno, che è il cigno australiano, che nel 90% dei casi è nero. Quindi tutti i cigni sono bianchi è un'affermazione assolutamente vera, però limitata dall'esperienza, per cui l'esperienza di un cigno nero ha completamente distrutto il valore di questa affermazione. Quindi questo cosa significa? Significa che il cigno nero non è una sfiga che capita, è una variabile, quella dell'incertezza, quella dell'aleatorietà, quella che noi, allargando poi il contesto, potremmo chiamare fato, destino, a seconda di ognuno come vede la visione della vita, ma che l'incertezza è una parte fondamentale della nostra vita. Per cui è più di una sfiga che è capitata. Noi dobbiamo vivere introiettando il cambiamento, introiettando l'incertezza all'interno della nostra vita, pensarlo come un elemento ineliminabile. Questo sia nella vita delle persone, ma visto che oggi stiamo parlando di aziende, anche nella vita di aziende. Se noi torniamo un attimo lontani dalla filosofia da Giovenale e torniamo alla vita aziendale, di cigni neri ce ne sono stati tanti su scala ridotta. Non so, io ho 43 anni. Vi ricordate probabilmente quelli della mia generazione di Blockbuster? C'era un Blockbuster praticamente in ogni paese, in ogni capoluogo di provincia, in ogni città che avesse più di 25.000 abitanti. C'era questa insegna azzurra con la scritta gialla, con scritto Blockbuster, magazzini immensi di videocassette, poi sono aggiunti DVD, poi Blu-ray, insomma cose di questo tipo. Ed era una potenza a livello mondiale, era una corporate che era presente in tutti i paesi, aveva migliaia e migliaia di dipendenti. A un certo punto, cosa è successo? Lo sviluppo tecnologico ha prodotto qualità nello streaming, ha prodotto la possibilità di vedere contenuti video senza che la trasmissione balbettasse continuamente. E quindi il cigno nero di Blockbuster a un certo punto è stato Netflix. E non è che è comparso, come dire, all'improvviso, che non c'è stata un avvisaglia di quello che era Netflix. Nel 2008 il CEO appunto di Blockbuster, riferendosi appunto alla possibilità che Netflix potesse diventare un competitor per il suo business, diceva: Netflix non è nemmeno nel radar dei nostri competitor, non ha nessuna speranza di competere con noi. Bene, poi la storia ha raccontato veramente qualcosa di diverso rispetto a questa previsione, ma non è che non sia in grado di affrontare quel cigno nero che era Netflix per Blockbuster. Non si è voluto farlo. Non si è voluto raccogliere quelli che erano i segnali nel momento in cui la difficoltà cominciava, non si è voluto accettare quella che è la sfida del cambiamento. E questo ci pone su un ulteriore piano di riflessione su quello che sta capitando a tutti noi in questi giorni, oltre che alle nostre aziende. Noi stiamo vivendo oggettivamente un momento di difficoltà, un momento per tanti anche di dolore per persone che non stanno bene, per persone che addirittura sono mancate, e di preoccupazione rispetto alle nostre prospettive economiche. E tutto quello che vogliamo appunto è che questo finisca, che superiamo la crisi. E uno dei concetti che ancora nel saggio del Cigno Nero viene da lì è diventato hype, è diventato appunto di moda, è il concetto appunto di resilienza, come la capacità di un oggetto, di un'organizzazione, di una persona di ritornare al proprio stato iniziale. Per cui ancora in questi giorni la parola resilienza è molto di moda, quindi si parla di una situazione di normalità, di una normalità desiderata, che era di fatto lo status quo di quello che c'era prima del Covid. Ora siamo in una situazione in cui non possiamo più muoverci, non abbiamo appunto tutte le libertà che avevamo prima, abbiamo diverse incertezze rispetto al futuro, e questo facilmente possiamo identificare questa situazione come una crisi, come un momento di discontinuità rispetto che appunto era il nostro status quo. E in questo momento noi quindi siamo focalizzati al pensiero del dopo e a ritornare a quello che era. Quindi in questo momento la crisi è
è concettualizzata come un momento di discrepanza, di interruzione di quella che è la normalità, di un flusso che era appunto statico, era uno status quo, era normale, ma che forse non prevedeva la presenza del cigno nero, che comunque c'era, anche quando c'era la signora del quadro di Hopper lì che sta leggendo il libro. Non è che il cigno nero è arrivato nel momento della crisi, il cigno nero era lì e poteva essere una situazione qualsiasi. Se noi pensiamo alla nostra vita individuale, di cigni neri ce ne sono tantissimi. La morte di una persona cara, un tracollo finanziario, una malattia imprevista. Questi sono i cigni neri. E non possiamo dire che non siano prevedibili. Diciamo, questa è la vita quando succedono. Però viviamo come se questo non fosse. Viviamo come se lo status quo fosse una situazione perenne e da difendere. Ma perché faccio questo tipo appunto di riflessione? Perché io voglio riflettere sul tema appunto dello status quo precedente, di cos'erano le aziende e di cos'erano le risorse umane pre-Covid, e se oggi, affrontata l'emergenza, che è comunque un punto, vale la pena di progettare un futuro che torni in quella direzione. Perché la crisi è sì un momento di difficoltà, è un momento difficile, però ha in sé tanta opportunità. Adesso questo ci sarà un dibattito se è vero o no che questa parola tradotta appunto dal giapponese con questi due ideogrammi significhi questo. Però diciamo, facciamo finta che è vero, che la parola crisi in giapponese si scrive con due ideogrammi. Uno pericolo, e questo l'abbiamo percepito tutti, e una parte di opportunità. E questa forse qualcuno la sta già vedendo, rinascita digitale la sta vedendo, noi che siamo qui la stiamo vedendo, ma dobbiamo continuare a cavalcarla, senza andare lontano. Qui sono sicuro di questa etimologia, per cui non temo di essere contraddetto, almeno su questo punto. La parola crisi deriva appunto dal greco crisis, e in questo caso significa scelta, scelta. Non significa pericolo, non significa difficoltà, non significa problematica, significa scelta, significa che c'è un momento di discontinuità e noi possiamo scegliere. Per cui, andando ancora avanti, quando noi diciamo andrà tutto bene, possiamo fare un ulteriore passaggio rispetto a questo momento evolutivo importante e che è necessario, insomma, nella vita di ogni persona e di ogni organizzazione, che è andrà tutto bene, ma prima davvero andava tutto bene? Qual è il bene a cui effettivamente poi dobbiamo tornare, a cui dobbiamo aspirare? Quindi mi sono concesso, insomma, questo pezzo di filosofia, e tornando a Taleb, quindi quello che noi dobbiamo cercare di fare non è ritornare al concetto di resilienza, quindi di tornare a uno status quo. Questo sì ci aiuta nel momento dell'emergenza, ma un altro concetto che introduce appunto quel saggio è il concetto molto più profondo di antifragilità, quindi la condizione in cui le persone e le organizzazioni possono prosperare nella volatilità, in cui cigni neri esistono, ti colpiscono, ti fanno male, ma questo per te è un'opportunità evolutiva. Non è una differenza da poco ed è un pezzo che appunto noi abbiamo la possibilità di fare in questo momento, diciamo, di rallentamento per qualche misura di quella che è la nostra vita, di uno spazio di pensiero che abbiamo, di uno spazio di progettualità. Quindi da qui parte un po', fatta questa promessa filosofica, capisco che il momento post-prandiale non sia proprio il massimo, spero che ci sia ancora un'audience viva, insomma, da quelle parti, ma il tema è che dov'è che vogliamo ritornare? Vogliamo tornare al modello organizzativo di prima? Qui abbiamo appunto questa immagine celeberrima appunto di Charlie Chaplin in tempi moderni. E mi aggancio a un'altra celeberrima per noi che facciamo risorse umane e ricerca, che è la ricerca Gallup del 2008, nella quale su un campione di migliaia di persone assunte con contratto di lavoro dipendente in diversi paesi del mondo, gli è stato chiesto qual era il loro stato di engagement, quindi quanto si sentivano effettivamente attivamente coinvolti rispetto alla loro organizzazione. Ebbene, i risultati di questa ricerca Gallup sono questi: il 26%, uno su quattro, dei dipendenti, e l'ho messo in corsivo, vedremo perché, si considera attivamente disimpegnato. Dal francese non gliene frega un cazzo della propria azienda. È lì per lo stipendio, per il cronometro, per arrivare alle 6 di sera, per prendere lo stipendio a fine mese. Quindi un risultato notevole, insomma, uno su quattro. A fronte di solo di fatto uno su 10 che si considera attivamente ingaggiato rispetto a quello che la propria azienda fa, che ci mette il cuore,
che è disponibile a fare l'extra mile, che non si chiede quanto sta lavorando, ma perché sta lavorando. Persone così, insomma, le conosciamo. E conosciamo anche persone che sono all'interno appunto del 26%. Anche qui c'è uno spazio di opportunità. 26 più 13 fa 39. Significa che il 60% è in una zona grigia che le organizzazioni hanno l'opportunità di conquistare, di portare sotto, di ingaggiare. Però sappiamo che andando avanti così, i risultati sono questi. Uno su quattro non gliene frega niente della sua organizzazione. Quindi, ritornando allo spazio delle citazioni, Einstein diceva che appunto una definizione di follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi un risultato diverso. Quindi noi come organizzazione, avendo questi dati, avendo questi numeri, davvero possiamo tornare a questo modello? Vogliamo rifare le stesse cose e aspettarci che le persone magicamente siano più ingaggiate? Io penso proprio di no. Per cui, da Charlie Chaplin è passato quasi un secolo ormai, e questa cosa insomma, fa un po' impressione sul tempo che passa, ma i modelli organizzativi di fatto sono sempre quelli, hanno come modello le persone. E davvero troviamo così tante differenze, al di là del contesto, dell'abito, della tipologia umana, tra le persone che in una galea spingevano appunto i remi a forza, bastonate sulla schiena da un capitano che lo diceva. E la immagine di sopra, in cui c'è un boss, un capo, come cavolo vogliamo chiamarlo, che motiva, tra virgolette, le persone a urlacci, a insulti, penso che ahimè sia stata un'esperienza che molti di noi hanno vissuto nella propria vita, quella di avere questo tipo di, tra virgolette, motivazione. Una motivazione a spinte, a urli, un modello di questo tipo. Ma come dire, cerchiamo di rivedere poi le cose in un contesto più ampio per capire perché siamo arrivati qui e soprattutto per vedere come possiamo andare oltre questo tipo di modello, perché è questo che in questo momento ci dà l'opportunità di, nella discontinuità, provare, sperimentare, cercare nuove soluzioni. Per cui oggi sono proprio caldo con le citazioni. Sartre diceva: l'inferno sono gli altri, e nella storia appunto della gestione delle persone, il più grande problema appunto di un capo è come gestire e motivare le proprie persone. Nel people management è la parte più difficile. Tu sei un manager al 60%, anche al 70% e anche all'80%, se sai poi motivare le tue persone, se sai dare il meglio da loro. E questo non è mai stato facile nella storia appunto dell'uomo. Quindi siamo partiti dalle situazioni della galea che vediamo, per cui l'autorità veniva da un concetto divino, per cui il capo era lo sciamano, fino ad andare poi al capo villaggio perché aveva particolari abilità carismatiche organizzative, passando poi per quelle che sono le forme più tipiche del nostro millennio, ma del nostro secolo. L'esercito, per esempio, che è una forma appunto di comando e controllo, quello che noi possiamo chiamare il bastone. Quindi fai, 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 perché se no ci sarà appunto una conseguenza negativa. Poi questa prospettiva nell'epoca della rivoluzione industriale successiva ha posto qualche freno, si è posta qualche dubbio sulla sua reale efficacia, perché le persone cambiavano, le persone non erano più, diciamo, tra virgolette, ignoranti nel senso letterale della persona che non sapevano appunto niente. Quando una persona meno sa, allora è più facile da manovrare. Ma quando poi è cresciuto poi a livello di culturale, è stato necessario trovare altri argomenti. E da lì dal bastone si è passato alla carota, in una percezione dell'individuo che di fatto è un consumatore. Se fai così, avrai un incentivo in termini di ruolo, avrai un incentivo in termini di soldi, potrai comprare più cose, potrai avere una vita più comoda. Ora, in una situazione di benessere diffuso, come può essere era quella del nostro secolo, anche questa incentivazione viene meno e soprattutto alzandosi ancora a livello poi culturale di consapevolezza delle persone, ci si rende conto che il denaro, gli agi, il potere non sono poi una motivazione così fondamentale. Certo, nessuno vive d'aria, non sto dicendo questo, ma conta anche l'equilibrio tra la tua vita personale e quella lavorativa, conta anche la tua possibilità di imparare, la tua possibilità di dire la tua, di esprimere la tua opinione, la possibilità di avere un rapporto diretto con i tuoi colleghi. E quindi sono nate modalità di organizzazione che pongono la
persona al centro piuttosto che il processo, piuttosto che la ricompensa? Come sono oggi le modalità che vedono nell'olocracy, nelle varie teorizzazioni del lavoro agile, la teorizzazione di postulati come le persone e le loro relazioni valgono più dei processi e delle tecnologie, perché questi sono mezzi, sono media, sono strumenti. Le persone e le loro relazioni sono il mattone. Fortunatamente stiamo andando in questa direzione. E l'evoluzione è spingere oltre ancora questo grado di autonomia. Perché una volta che tu abiliti le persone a pensare, e tu le abiliti a avere relazioni paritarie, è chiaro che una forma di controllo gerarchico non funziona più. E non è che stiamo andando verso un tipo di economia che produce bottoni o salviette, in cui il tema tecnologico è marginale e dà un contributo, diciamo comunque, di ottimizzazione di quella che è la produzione, ma non decisivo. Siamo nell'economia della conoscenza, noi produciamo sapere, noi produciamo appunto pratiche, noi produciamo miglioramenti di quello che sono appunto strumenti della vita umana. E in questo caso la conoscenza, che è insita poi nella dimensione personale di ogni individuo, diventa poi fondamentale. Per cui l'evoluzione è in questa direzione. È chiaro che se oggi noi guardiamo questo grafico, siamo a metà tra l'arancione il verde, ci siamo resi conto che l'incentivazione economica non funziona più o non basta da sola, però stiamo andando verso un'altra direzione e questa direzione è complessa. Le risorse umane, quindi questa funzione che insomma si è guadagnata poi nel tempo anche della una fama piuttosto torba, cosa fa in tutto questo processo? Beh, per tutto quello che è stato fino all'arancione di cui prima, le risorse umane erano una funzione tendenzialmente amministrativa, erano un service, facevano i cedolini, mantenevano puliti i dati della busta paga, determinavano quello che era il flusso di premialità eventuale delle persone e determinavano gli avanzamenti di carriera. Erano un service, non c'entravano nulla con questo percorso, lo facevano semplicemente funzionare. Chiaro che di risorse umane così ce ne sono ancora, ma ritornando alla prospettiva di cui prima e andando verso organizzazioni che sono sempre più centrate sulla persona, non credo che dovremmo sentirne troppo la mancanza. Poi c'è una mia personale proprio allergia, che è quella rispetto al concetto di HR business partner, per cui è certamente un passo avanti, perché sono più le risorse umane, come dire, all'interno di quelli che sono i processi poi fondamentali dell'azienda, come la selezione, il training and development, il performance management, tutte le attività legate a quello che si chiama la vita, il ciclo di vita appunto dell'employee, ma è ancora una visione parziale perché è una visione reattiva, per cui altre linee di business gestiscono poi le persone, determinano un modello di organizzativo e HR reagisce. Non ha una funzione strategica. HR è lì e risolve i problemi quando si presentano. Parla con le persone quando non si parlano, fa da mediatore, gestisce poi le situazioni che ormai sono logore, si occupa della comunicazione quando non è funzionata. È qualcosa che reagisce e quindi non può predire, non può costruire nessun tipo di futuro, perché è solo appunto una funzione che risolve di fatto problemi che sono già creati. Nell'evoluzione che stiamo appunto teorizzando, le risorse umane diventano un partner strategico nella gestione dell'asset principale di ogni organizzazione, che sono le persone. Per cui in questo momento in cui le persone sono tutte diffuse sul territorio, in cui sono tutte esulate, ce ne stiamo rendendo particolarmente conto. Noi dobbiamo appunto ricordare questo assoluto valore all'interno dell'organizzazione, che il modo migliore di occuparsi di un business è occuparsi delle persone, perché occupandosi delle persone si otterrà poi anche quello che è il risultato economico e si otterrà che le persone non sono dei mercenari che restano attaccate alla nostra azienda solo per i soldi, sono delle persone che hanno da imparare, che hanno gratitudine, che hanno la disponibilità di offrire qualcosa di più, che mettono il loro talento a disposizione. Questo non ha un valore economico? Certo che ce l'ha, però ce ne dimentichiamo. E molto spesso le risorse umane che lo ricordano, o i manager illuminati che pure ci sono e lo ricordano, sembrano dei filantropi. E sono certo illuminati rispetto a questa dimensione, ma la buona notizia è che questa modalità di gestione delle risorse umane porta a
risultati economici infinitamente migliori rispetto a chi usa modelli di fatto ingegneristici o legati sempre al controllo. Per cui noi ci stiamo spostando verso organizzazioni che stanno muovendo molto dei loro significati, anche in virtù del fatto che ci affacciamo a nuove generazioni, i famosi millennials. Io ho 43 anni, ripeto, nella mia generazione, quando ho iniziato a lavorare, ero abituato a obbedire. Se il mio capo mi diceva lecca la tastiera perché aumenta la produttività, cioè, magari un tentativo, come dire, lo facevo. Dicevo, beh, mi sembra una stronzata, però in linea di massima, se lo dice lui, c'era questa autorità che potevo riconoscere. Oggi, se dico questa cosa a qualcuno, mi piglia la tastiera e me la dà sulla testa, giustamente, perché hanno tutto un altro set di valori, tutto un altro modo di proporsi e di pensare a quello che è la vita. Quindi la logica anche dell'organizzazione cambia. Spostiamo la fine ultimo dell'impresa dal profitto allo scopo. Ma ce ne accorgiamo in questi giorni. Io appunto faccio risorse umane. Il mio scopo in questi giorni è difendere il lavoro mio e delle mie persone. Questo è il mio lavoro oggi. Far sì che quando tutto questo sarà finito, tutti quelli che ci sono oggi, alla fine, abbiano ancora un lavoro. Non sto pensando al bonus, non sto pensando a quanto prendo, non sto pensando a quello che è la mia evoluzione. Oggi questo è il mio scopo. Questo mi fa lavorare la sera, mi fa lavorare la domenica, mi fa essere qui per parlarne e diffondere poi ad altre persone questo tipo di mentalità. Quindi è chiaro che la motivazione è un motore nobile ed è un motore, è una benzina molto più potente di quella che può essere appunto il profitto. E peraltro è una conseguenza della motivazione, non ce n'è. Non ce n'è, sono imprese estremamente semplici, possono oggi fare profitti senza avere questo engagement da parte delle persone. E da qui, dal significato profondo del perché facciamo le cose nel senso, scendiamo, andiamo a livello appunto delle gerarchie, che non possono più funzionare. Io sono il capo, quindi dico ti fa così. Non funziona, anche perché fuori c'è un mondo di competenze, di conoscenze che si sta moltiplicando. Io ho un esempio che faccio spesso, parliamo di big data. Sono teradati, teramilioni di dati. Di questi teramilioni di dati, l'80% è nato negli ultimi 2 anni. Davvero un capo può racchiudere in sé tutta questa competenza? No, la competenza è diffusa, ci vuole un team in cui ognuno saprà dare il proprio contributo. Lo specialista di questo, lo specialista di questo, lo specialista di questo. Il ruolo del capo diventa quello di abilitare l'emergere di queste competenze e focalizzare il lavoro sulla competenza piuttosto che sul ruolo. Di conseguenza, scendendo ancora, ci spostiamo dal frame del controllo, del micromanagement, a quello dell'empowering, di dire io ti abilito a fare, tu hai la responsabilità di fare, e poi le persone se la devono prendere, questo è un altro pezzo. Però questo è appunto il frame. Dalla pianificazione ossessiva, male che il cigno nero è lì. Fuori c'è milioni di dati, di situazioni che variano, che è impossibile fare un programma serio, come dire, a 6 mesi per un'azienda. Che cavolo pianifichiamo? Abbiamo sì degli obiettivi di lungo periodo, ma dobbiamo sperimentare, dobbiamo osare, dobbiamo provare nuove strade, perché oggi appunto stiamo andando in un frame, in un mondo completamente diverso e esponenzialmente più veloce rispetto a quello che è sempre stato. E di conseguenza, anche conseguenza nella trasmissione poi dei dati e delle informazioni. Una volta, se uno sapeva una cosa, se la teneva nel cassetto, non la diceva nessuno, perché quella unica competenza lo rendeva indispensabile all'organizzazione. Oggi questo modello, se uno fa così, se ne va, viene smarginato l'organizzazione. Per il modello appunto di competenze interconnesse che c'è oggi, nessuno ha questo tipo di competenza. E quindi il valore sta nella comunicazione, nella continua trasparenza, nel continuo mettere in collegamento dei puntini, e i puntini sono le persone e le loro conoscenze. Quindi è un modello veramente molto forte che oggi sta facendo appunto vedere la sua validità. Imprese che sono già orientate in questa modalità soffrono di meno rispetto a imprese che sono più tradizionali nei loro approcci. Questo perché ci affanniamo, come dire, nel tempo a immaginare la gestione delle persone come qualcosa che si può ingegnerizzare. Nel pensiero del management, questo è sempre stata poi un pezzo, come dire, di difficoltà. Come faccio a gestire le mie persone? Chi lavora in HR in questa platea? Quante volte ha sentito questa domanda? E tutti si aspettano appunto una bacchetta magica per cui ci sia una ricetta che faciliti questa che è la parte nobile dell'essere manager, la parte preziosa, la parte importante, che è quella di gestire persone, perché poi tutto il resto si impara. Tutto il resto arriva, ma gestire persone è complicato, perché le persone sono questo,
Noi vediamo un organigramma e ci tranquillizza. L'organigramma non ci dice niente. Questa è un'immagine che fa sempre ridere. Ma pensate alla vostra azienda. Non potreste fare lo stesso? Io penso proprio di sì. E queste relazioni, queste frecce colorate, non sono meno forti di quelle nere, solo perché sono formalizzate. Le relazioni tra le persone contano, perché le persone contano. E quindi noi non possiamo ignorarle. Queste relazioni dobbiamo entrarci, dobbiamo metterci appunto nella prospettiva in cui noi dobbiamo lavorare all'interno di un mondo mutevole con persone che sono individui e come tali non possono essere organizzati in cluster. Per cui tutto questo si sta decisamente accelerando. Ricordate l'esempio poi di Blockbuster, ma ce ne sono tantissimi, le sofferenze di Kodak, Nokia, MySpace. Chi si ricorda MySpace? E questo grafico ci deve poi far ricordare quello che era. È una constatazione in cui nel 1955 Fortune ogni anno fa la classifica delle 500 aziende mondiali a maggior tasso di capitalizzazione. Quindi aziende grandissime, quelle che sono attualmente le Google, le Microsoft, le Amazon. E queste sono too big to fail, è un detto che fa, sono troppo grandi per fallire. Allora loro pensavano di essere immortali nel 1955. Questo grafico è del 2010, delle 500 ne è rimasto il 14% di quelli che si credevano immortali. Hanno gestito il cigno nero della digitalizzazione, della globalizzazione, di generazioni che cambiano, di un mercato che cambia esigenze? Evidentemente no, ma un 14% l'ha fatto ed è ancora lì. E quindi noi dobbiamo entrare in questa logica, per cui noi non dobbiamo difendere uno status quo, noi dobbiamo introiettare l'incertezza all'interno delle organizzazioni, senza averne paura, perché è una componente ineliminabile della vita e quindi dell'azienda, perché l'azienda è fatta di persone con le loro vite all'interno di un contesto economico, di un contesto sociale, e l'incertezza esiste e non si può eliminare. Il cigno nero non è una sfiga, è la vita, è anche parte della vita. Poi ci sono tanti cigni bianchi, ci sono tante cose belle, ma c'è anche quello. Noi dobbiamo metterlo in conto se pensiamo appunto di essere manager. Quindi una delle conseguenze principali è che in questo momento ha veramente una forza evolutiva potente, quella di dimenticare che noi siamo delle job title, di dimenticare quello che è il nostro ruolo, ma ricordare invece forte quello che noi sappiamo e possiamo dare. Quindi io non sono un ruolo, devo spostare nell'organizzazione del lavoro l'attenzione dal ruolo, che è statica, che di fatto è morta, non è affatto dinamica e non può certo muoversi in un contesto in cui cambia la velocità del suono. Io devo passare dal ruolo alla competenza e questa premiare e questa alimentare e questa continuare a incoraggiare. Questo è il driver che deve appunto organizzare il lavoro. Questa chiaramente è teoria. È teoria che si sviluppa in un lungo periodo, è cultura, ma oggi siamo in una condizione in cui il cigno nero, che l'abbiamo aspettato oppure no, è arrivato e quindi ci porta a fare ulteriori considerazioni in termini di urgenza delle cose che dobbiamo fare. Oggi non abbiamo tempo di fare cultura e di spostare l'organizzazione questa. Oggi dobbiamo pensare a resistere e a teorizzare quello che sarà il futuro dell'organizzazione, dell'HR, prendendo appunto spunto da quelli che sono gli insegnamenti di questo periodo così duro. Però adesso bisogna resistere. E resistere, come dire, può essere complicato. Però volevo condividere con voi alcuni accorgimenti, alcune linee guida che un HR, secondo me, poi opinione per carità assolutamente personale, relativa alla mia esperienza, quindi relativa al mio mondo dei cigni bianchi, è assolutamente necessario. Ovvero un HR deve in questo momento difendere il lavoro. Deve comunicare, comunicare e forzare le persone a comunicare, favorire quella che è la comunicazione. Deve trattare le persone come persone, non come dipendenti, soprattutto in questa fase, e vedremo poi. E deve avere gli obiettivi realistici di breve periodo. Ora non è il momento di fare cultura se la cultura non ce l'hai, ma è il momento di portare a casa dei piccoli risultati che ti possono dare un grande beneficio ed essere i mattoni per poi lo sviluppo futuro della tua organizzazione. Per cui oggi difendere il lavoro cosa significa? Minimizzare tutti quelli che sono i superflui,
quello che in questo momento non è necessario. Significa nelle logiche di pianificazione di breve, di medio e lungo periodo, definire appunto il lavoro, le persone, come la componente fondamentale. Oggi abbiamo una crisi, chiaro, abbiamo una crisi con un impatto economico che ci impone di rivedere i costi delle nostre aziende, per cui less is more, dobbiamo fare le stesse cose, o dobbiamo farne di più, o dobbiamo farne diverse, però con meno, perché i ricavi sono fortemente impattati per la maggior parte delle aziende in questo periodo. Però le risorse umane, le persone, non sono un OPEX, non sono un costo come tutti gli altri, non sono le forniture di mobili per l'ufficio o la cancelleria, sono persone che hanno portato l'azienda fino a qui, fino allo status quo di cui prima, e che la potranno portare in direzioni diverse. Quindi meritano appunto una considerazione diversa, che sia quella di un mero calcolo su un foglio Excel. Per cui oggi la nostra priorità è quella di difendere il lavoro, minimizzare quelle che sono le spese superflue, contenere quelli che sono tutti i costi possibili, accedere a tutte le possibilità di ammortizzatore sociale che in questo momento il governo ci può offrire per difendere ogni singolo posto di lavoro in questo momento, perché poi ci servirà il futuro e perché dobbiamo appunto questa gratitudine che ci ha portato fino a qui. Un'altra cosa è comunicare. E comunicare, ci sono due slide che parlano di comunicazione. Una è quella appunto un po' più difficile da inserire in una situazione di urgenza, ma che può aiutare. Ci sono persone che hanno una certa autorevolezza, sia per il ruolo sia per quello che fanno all'interno dell'organizzazione, che in questo momento hanno responsabilità di comunicare al resto della popolazione tutto quello che sta succedendo, tutto quello che sono le misure prese, tutto quello che è la direzione da prendere. Perché, ed è una caratteristica umana, quando tu non sai, immagini. Quando ti immagini, immagini il peggio. Perché sei già in un contesto che non favorisce un pensiero positivo, e manca in un contesto normale, l'essere umano, se non sa, immagina il peggio. Allora dobbiamo ridurre questo spazio di immaginazione e dobbiamo scegliere con attenzione poi le parole. Per cui chi non ha questa dote comunicativa deve farsi aiutare, deve pensare che le parole che sceglie nel comunicare sono importanti e non è una questione di lana caprina. Conosco un collega che lavora in una grande multinazionale in cui il CEO ha detto queste parole: la settimana prossima chiuderemo le attività. Intendeva dire andiamo tutti in ferie, forzate. Ora, capite che al di là che poi l'equivoco venga chiarito, l'impatto emotivo di dire la settimana prossima chiudiamo l'attività. Le parole fanno la differenza. Qui nella parte gialla, poi se volete approfondite, è il manifesto della comunicazione non ostile, che è un vademecum declinato per aziende, scuole e istituzioni politiche su un decalogo di assunti per fare una comunicazione che sia inclusiva, che sia assertiva e non ostile. Uno dei punti è le parole hanno conseguenze ed è uno dei miei punti preferiti. Scegliamo con cura le parole con le quali comunichiamo alle persone perché disegnano mondi e li distruggono. Quindi ne abbiamo una grande responsabilità. È chiaro che questa sensibilità non ce la può dare un decreto, non ce la può dare l'emergenza. Se non ne siamo in grado, facciamoci aiutare. Ci sono funzioni anche all'interno dell'azienda che ci possono aiutare. Rileggiamo quello che abbiamo intenzione di dire. Confrontiamoci con altre parole, con altre persone, per vedere l'effetto che fanno le nostre parole. Noi siamo animati sempre di buone intenzioni, presumibilmente, ma poi le conseguenze possono essere imprevedibili. Facciamoci aiutare. E comunicare anche un secondo aspetto, che è quello di oggi un canale, che è quello della comunicazione vis-à-vis fisica, è spento. Non possiamo incontrarci a macchina e caffè, non possiamo alzarci e andare al tavolo del nostro collega. Abbiamo tutta un'altra molteplicità di canali che fanno la stessa funzione di comunicare, però la fanno in modo diverso. Io prendo sempre l'esempio della mail. Allora, pensate alla vostra vita personale e privata. Guardate la vostra casella personale di mail. Nella mia non c'è un cavolo, che sia da parte di un mio amico, di un conoscente, di una persona cara. Niente, sono newsletter, iscrizioni, scadenze, bot, comunicazioni automatiche. Ma un conoscente che mi scrive, io non mi ricordo una mail di una persona che mi ha scritto per dirmi qualcosa. Per
Quindi nella nostra vita personale la mail è uno strumento totalmente inefficace, che non usiamo tra la possibilità di altri infiniti strumenti che possiamo scegliere. La mail è sempre l'ultimo. Quando entriamo in azienda, la mail è tutto. Oh, ti ho scritto una mail? Oh, hai letto la mail che mi hanno dato 5 minuti fa? Oh, ma non l'hai ancora letta? Perché non mi hai risposto? Era in coppia conoscenza. Perché? Perché nella vita quello che funziona non può essere portato all'interno dell'organizzazione? Perché è uno strumento che è stato bocciato dalla nostra esperienza personale nelle aziende ha così importanza? È chiaro che la mail ha importanza, ma per un certo tipo di comunicazioni, per formalizzare certe cose, per trasmettere alcune tipologie di documenti con una spiegazione, ma fermo lì. Se vogliamo comunicare, progettare, fare, chiedere un'opinione, la mail non serve. Abbiamo 800.000 altri strumenti. Noi abbiamo Teams, per esempio, e funziona grande come strumento di collaboration, ma esistono Trello, Slack, WhatsApp, soluzioni che sono tendenzialmente gratuite e che funzionano meglio della mail per comunicare in remoto in questo caso. E quindi scegliamo con cura non solo le parole, ma anche i canali con i quali vogliamo comunicare. Se vogliamo fare un senso di comunità, se vogliamo trasmettere emozione, non posso mandare una mail. Se ho lo strumento della video call, se tra le alternative ho questo, quello devo usare. Quindi scegliamo con attenzione quelli che sono i canali per comunicare. E conseguenza di questo, e non ultimo, le nostre persone, appunto, dimentichiamoci della job title. Siamo in un momento di pressione straordinaria, per cui ognuno di noi è preoccupato per la sua salute, per quella dei suoi cari, per quella che è la sua prospettiva economica, per quello che cambierà decisamente nella sua vita. Non vogliamo considerare tutto questo? Come stai? Oggi non è un intercalare, è una domanda non banale e ci deve interessare, almeno per le persone del nostro team. Come stai? Attenzione, l'attenzione è sempre la più bella carezza che possiamo fare a una persona che amiamo o a una persona in generale. L'attenzione. E questo è fondamentale in questa fase ed è fondamentale anche per poi scegliere le modalità di approccio ogni singola persona. Noi non possiamo pensare di parlare a tutti come nello stesso modo. Dobbiamo fare uno sforzo di riconoscere l'individualità delle nostre persone. Vi faccio esempi molto banali. Io sono una persona molto fisica, per cui io potrei abbracciare anche i passanti per strada, per quello che è la mia esperienza, la mia facilità appunto di fare questo tipo di attività. Ma riconosco che ci sono persone che sono a disagio col contatto fisico e quindi se voglio trasmettere apprezzamento a un tipo di persona che è a disagio col contatto fisico, non vado certo a abbracciarla, a portare una sensazione di discomfort per lei, che è comfort solo per me. E quindi cerco un altro modo. Capisco che una mail con scritto bravo, grazie, è una modalità più efficace. Quindi questa lettura ci rende manager, ma ci rende umani. La managerialità e l'umanità sono profondamente interconnesse e il fatto che oggi la managerialità sia così povera, così in crisi, è perché manca l'umanità. Ragazzi, teniamoci conto. Infine, obiettivi realistici. Dove vogliamo andare? Ho assistito a un webinar la settimana scorsa in cui si parlava appunto della possibilità di fare formazione rispetto alla cultura della fiducia all'interno dello smart work. Ma cosa vogliamo fare? La cultura della fiducia si trasmette nei comportamenti, si trasmette con l'esempio, si trasmette con la coerenza rispetto alle cose che diciamo. Lo smart working non è lavorare da casa, è lavorare per obiettivi, avere la fiducia di dare l'empowerment alle persone, di lavorare da sole, di raggiungere un obiettivo comune. Se questa fiducia non c'era prima, non arriva per decreto, non è che magicamente portando un PC a casa improvvisamente siamo abilitati allo smart working. Quello non è smart working. È telelavoro. Ma se non ci abbiamo pensato prima, non possiamo pensarci adesso. Quindi dobbiamo lavorare un passo alla volta e quindi dire, per gestire un gruppo in remoto, fatti almeno una riunione la mattina con quello che hai fatto il giorno prima, quelli che sono i risultati appunto da condividere, capire quali che sono eventuali blocchi, rimuoverli e passare alla programmazione del giorno successivo. In tutto questo, coinvolgendo anche le persone in una situazione comune mentre sono isolate. Questo è un obiettivo realistico. Io non posso portare oltre le persone. Almeno c'è questo. Non posso dirgli devi avere fiducia nelle tue persone da oggi quando non l'hai mai avuta. Questa è in realtà. Lo smart working non arriverà per decreto.
arriverà lavorando sulla cultura. Lo smart working è una questione di strumenti, e già è da vedere se ci sono, di processo, ma soprattutto è una questione di persone. E le persone non si cambiano da un giorno con l'altro, né per decreto né per situazione di emergenza, ma possiamo immaginare che sia possibile iniziare a mettere questi primi paletti. Un meeting al giorno almeno, ragazzi, per sentire come si sta, come l'avanzamento dei lavori e fissare gli obiettivi, abilitando le persone all'autonomia. Quindi io ho asciugato abbastanza, vista anche l'ora, io sono appunto costui, sono sempre disponibile per continuare questa conversazione in LinkedIn e voglio chiudere appunto con questo augurio. Che è quello appunto di un proverbio cinese che dice: quando soffia il vento del cambiamento, e non solo del cambiamento in questo momento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento. Ritorniamo all'etimologia della parola crisi, che è scelta. Questa è la scelta che abbiamo adesso: o chiudere una, o costruire l'ennesimo muro all'interno della nostra vita e stare lì, in atteso che il prossimo cigno nero lo spazzi via, o costruire un mulino a vento, sapendo che il vento c'è e che tornerà. Però questo appunto è il nostro pezzo di scelta. Vi ringrazio, ragazzi. Ciao Fabio, sono Francesco. Complimenti per il tuo Ciao intervento. Francesco. Ciao. Allora, vediamo un Grazie. attimino se c'è qualcuno che vuole porti delle domande. Direi che questo è il momento migliore. Ritagliamoci questi 5-6 minuti circa per rispondere a chi vorrà farti delle domande, ecco. Intanto ricordo a tutti che i video degli speech potranno essere trovati poi sul nostro canale di YouTube di Rinascita Digitale e le slide saranno invece poi condivise sul nostro canale SlideShare, il tutto nel giro di 24-48 ore circa, il tempo di riuscire a caricarle, insomma, di recuperarle e caricarle. Ah, vedo che non arrivano domande, intanto magari te ne faccio una io, Fabio. Grazie. Se volessi riassumere il tuo speech con una frase, al di là della citazione del quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento, cosa vorresti lasciare ai 230 partecipanti che ci sono al momento in onda? Vorrei appunto lasciare come dire, un messaggio che comunque è quello positivo, che è dell'opportunità che c'era anche in questo momento, che è quella di guardarci dentro, di guardare poi le persone che abbiamo intorno e di pensare non solo di tornare appunto alla normalità, ma di costruire una nuova normalità, perché poi io non sento tanto la mancanza della normalità che ho lasciato ora che appunto sto attraversando questa fase. E quindi di cogliere nella sofferenza, nel dolore, nella fatica di questi giorni, perché nessuno sta dicendo wow, che siamo al parco giochi e che è un momento assolutamente fantastico insomma, della nostra vita, è un momento travagliato, ma che abbiamo appunto dello spazio per crescere e per far crescere anche gli altri. Quindi approfittiamone. Ok, vedo Beatrice che scrive: sono un HR. La grande sfida al rientro sarà proprio la centralità della persona e non del ruolo. Da dove consigli di iniziare? Guarda, io sono un grande fan, Patrice, di quelle che sono le metodologie agili, che in questo momento è un termine che viene usato impropriamente. Se pensiamo ai decreti, per esempio, che sono usciti, parlano di lavoro agile come sinonimo di smart working, ed è tutta un'altra cosa invece. Il lavoro agile di fatto presuppone tutta una serie di strumenti di diagnostica, alcuni molto semplici, come l'attività appunto di competence map. Io dico che per iniziare un'attività legata alla centralità della competenza, dobbiamo prima avere contezza di quelle che sono le competenze all'interno della nostra organizzazione. La competence map, non vi tedio, è uno strumento molto banale che praticamente presuppone solo un file Excel e un facilitatore che conosca la metodologia, ma che aiuta poi il gruppo a far emergere quelle che sono i task che svolge e di conseguenza le competenze che poi servono per svolgere questi task. Quindi è una mappa delle competenze all'interno di un gruppo di lavoro che viene fatta dal gruppo stesso. E quindi questo ha un doppio valore, il valore di avere poi la mappa e il valore che la mappa non è stata costruita da qualcun altro,
l'ha costruita il gruppo stesso. Quindi io comunque partirei da una fase diagnostica, non possiamo fare nessun viaggio se non sappiamo poi da dove partiamo. Ok, poi è arrivato anche una domanda da parte di Matteo che dice: parlando di cigno nero, di crisi e di persone, mi viene in mente quello che è l'errore. Cosa ne pensi della cultura dell'errore e soprattutto come andarla a valorizzare? Sì, la cultura dell'errore adesso è dato, sta diventando un altro trend piuttosto facile, nel senso che quasi quasi sembra che si stia incoraggiando, come dire, l'errore sistematico, ma questo appunto non è il punto centrale secondo me della cultura dell'errore. Il fatto è che evidentemente chi fa cose sbaglia e l'errore non è in sé né una colpa né un motivo appunto di biasimo. L'errore però automaticamente non rende una persona più saggia. Perché sì, sbagliando si impara se si ha voglia di imparare. Se io sbaglio strada e la volta dopo prendo ancora la stessa strada e la volta dopo ancora la stessa strada, non è che l'errore mi ha abilitato a diventare, come dire, un navigatore migliore. Dobbiamo far sì che ci sia una modalità sistematica di review di quello che è l'errore, di revisione non colpevolizzante dell'errore per capire cosa non ha funzionato e dove si può far meglio, sia a livello individuale che a livello di gruppo. Per esempio, l'esercito fa questa attività da 100 anni. Le azioni militari hanno sempre poi un debrief alla fine, in cui, anche se l'azione è andata a buon fine, si analizza quello che è successo nel dettaglio per capire cosa ha funzionato e cosa no, e cosa la prossima volta può essere fatto meglio. Ecco, la cultura dell'errore, secondo me, va in questa direzione, nel valorizzare appunto l'errore come esperienza di approfondimento, ma non sbaglia a dire, non basta dire sì, sbaglia, che non è un problema, sbagliamo tutti. Sbaglia e poi resta sul tuo errore e fanne un'occasione di imparare. Ok, Michela invece dice, allora, ciao Fabio, complimenti intanto per il tuo intervento. Hai un sacco di fan, te lo dico subito. Volevo chiederti con il senno di poi, quindi in conseguenza al coronavirus e non per il coronavirus, quale cigno nero nella tua attività lavorativa, nel tuo operare, ti sei accorto di non aver visto o di non aver considerato adeguatamente? È una bella domanda ed è appunto è difficile appunto trovare una risposta. Il cigno nero nell'attività in generale appunto vabbè, di Flixbus, come dire, dell'operatore su gomma, di fatto sono appunto queste circostanze assolutamente impreviste. Ma poi andando a generalizzare quella che è la situazione, diciamo dal punto di vista umano, che magari è più interessante poi del settore in cui opero io, penso che appunto il cigno nero sia la considerazione poi dell'aspetto umano appunto del lavoro, la considerazione del fatto che noi non siamo appunto solo ruoli, ma siamo appunto delle persone, perché poi questo ci pone in un'ottica di pianificazione quasi robotica, come nel ricordo del lavoro, senza considerare quella che è appunto la variabile umana. E quindi questo ha delle conseguenze nel cambio appunto di strategia, nel cambio di approccio appunto alla strategia, nella situazione in cui ci possiamo trovare a essere più agili nel momento in cui abbiamo la possibilità di lavorare con un insieme appunto di persone e di competenze che sono riassumibili, che sono come dire riorganizzabili molto più facilmente. Io per esempio ho un gruppo di lavoro che per dirti fa basta stop come in questa fase. Ok, non ci sono autobus in circolazione, ma cosa sono? Cosa serve un gruppo che fa bus stop? Ebbene, questa è una competenza molto forte in Excel, una forte competenza analitica e relazionale. Sono stati, in virtù della loro competenza nel loro ruolo, spostati all'emergenza della gestione di i rapporti con gli enti. Penso che questo sia un po' un bel esempio di situazione che più che resiliente diventa appunto antifragile. Questi non sono tornati a fare bus stop in modo diverso. Hanno riabilitato appunto la loro competenza in una situazione diversa. E sui prossimi cigni neri, insomma, ci penserò. Federica ci chiede: ciao Fabio, cosa ne pensi di chi offre dei corsi di formazione mirata e di improvement personale dipendenti? Non so, nel senso non riesco a capire bene il senso della domanda, ma provo a rispondere comunque lo stesso. Io penso che la formazione sia comunque sempre appunto un'opportunità, in senso appunto più ampio. Dipende appunto con quello che si vuole fare in questo momento. Credo che oggi
Se vogliamo fare formazione alle nostre persone, abbiamo necessità, insomma, di fare formazione su due ambiti, su eventualmente l'emergenza di situazioni specifiche, quindi una formazione comunque hard che ha bisogno di un training veloce, o una formazione che sia più prevalentemente legata alle soft skill, che inizi a dare un po' il respiro, come dire, alle persone. Quindi una formazione legata, non che ne so, agli aspetti di mindfulness, di consapevolezza, di attività di progettazione e organizzazione di un gruppo di lavoro, queste che sono considerate soft, di fatto, come il contesto ci insegna che stanno diventando sempre più hard, perché poi la tecnicalità sparisce da un giorno all'altro. La possibilità di gestire persone è una competenza che non sparisce a seconda poi di quelle che sono le circostanze. Per cui tra soft e hard mi sembra che si stia ribaltando poi il rapporto di forza, per come sempre l'hanno inteso le organizzazioni. Una domanda che viene spesso posta, in questo caso ci chiede Roberta, parlando di mappe di competenze, hai qualche stimolo di letture da consigliarci? Ma stimolo di letture, io posso consigliare tendenzialmente a chi è interessato di andare a visitare quello che è l'Agile Manifesto per gli HR, in cui ci sono tutta una serie di persone che hanno sottoscritto questo manifesto, e innanzitutto poi si parte dalla consapevolezza di capire cosa significa questo manifesto. Testo. E da lì c'è una folta bibliografia, perché di fatto il movimento agile è molto variegato, perché in quanto movimento appunto agile, nella sua natura intrinseca, non ha come dire, un dogmatismo, perché qui c'è un filone principale. Ci sono tanti filoni, ci sono tanti strumenti, è una modalità di approccio appunto al pensiero e all'organizzazione che privilegia la domanda piuttosto che la risposta. Quindi sulla competence map ti posso anche suggerire di andare a vedere il lavoro dei ragazzi di Agile Reloaded, per restare in un concetto italiano, che hanno un blog e che parla anche di queste cose. Quindi è una lettura anche molto semplificata, loro sono molto disponibili, parlando con loro sicuramente ti sapranno dare dei super stimoli. Ottimo. Beh, caro Fabio, siamo arrivati alla fine dello speech. Siamo stati a dir poco puntuali. Hai tantissime, veramente tantissime domande. In questo caso, se c'è la possibilità, li inviterei nel caso a contattarti. Vedo che Sì, comunque hai lasciato il tuo contatto LinkedIn, esatto, ho quindi. lasciato volentieri. Questa è una conversazione che comincia per quanto mi riguarda. Chiaro, i giorni sono un po' intensi, quindi non prometto di essere tempestivo nella risposta, ma prometto insomma di dare una risposta a tutti quanti, perché penso che ci sia valore poi nel continuare questa conversazione. Bene, grazie mille a te Fabio per l'intervento e grazie a chi ha partecipato al tuo speech. Adesso Grazie a vedo voi. che c'è già Floriano.